Al comunale di Montazzoli è in programma la sfida che oppone i padroni di casa del Real al San Vito 83. Le due compagini sono a caccia del successo per tornare a sperare nei rispettivi obiettivi stagionali. Se la squadra del DS Cancelmo è chiamata a rientrare in corsa per l'accesso alla griglia playoff, distante appena tre lunghezze, i sanvitesi del presidente calciatore Andrea Catenaro hanno bisogno di muovere la classifica per abbandonare la pericolosa zona playout. La gara godibile e avvincente sin dalle battute iniziali prende avvio con la squadra di casa che va subito in affondo con il tentativo di derrota, che non riesce a sfruttare sino in fondo l'imbeccata in area di Di Marco, vista anche la provvidenziale uscita dai pali di Doghieri. Il San Vito colpisce a sorpresa al primo affondo con il bomber Pasquini, abile a sfruttare il lungo rilancio dalle retrovie di Di Battista, ma soprattutto l'indecisione difensiva della squadra di casa, con D'Inizio che accenna una timida uscita, ma viene scavalcato dalla beffarda palombella del 9 biancazzurro. Alla resa dei conti sarà l'unico affondo sanvitese della prima frazione, ma tanto basta per passare all'incasso. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere, anche se l'immediata controffensiva di Del Roio su palla inattiva manda la sfera a oltrepassare il legno traverso. Il pareggio giallo-blu si certifica al 26esimo grazie a Di Francesco che infila a Doghieri con un preciso diagonale poco dentro l'area di rigore, finalizzando al meglio sull'invitante appoggio in avanti di Del Roio. Lo stesso Del Roio va a finalizzare in prima persona al minuto 34, ma il suo destro dal limite viene intercettato in due tempi dall'attento Doghieri. Al 37esimo arriva la svolta che, suo malgrado, orienterà i destini della sfida, almeno per quel che riguarda la squadra di casa, che deve forzatamente rinunciare al portiere D'Inizio, impossibilitato a proseguire dopo una brutta caduta in seguito ad un intervento difensivo che scatena anche un accenno di rissa dopo che Montebruno va a segno con il portiere a terra dolorante. La rete non viene convalidata perché è realizzata a gioco fermo, ma per il Real non si tratta comunque di un episodio favorevole, visto che D'Inizio è costretto ad uscire per infortunio e il suo posto tra i pali viene preso da Novello, che di mestiere non fa il portiere, ma deve ricoprire il ruolo tra i pali in mancanza di un estremo di riserva in organico. Prima del riposo i suoi compagni di squadra lo proteggeranno adeguatamente, visto che i riflettori sono puntati sulla porta sanvitese, teatro degli ultimi acuti di frazione. Al 44esimo Del Roio va vicinissimo al raddoppio con Doghieri fuori causa, che sul gran destro dal limite del numero 7 di casa viene salvato dal palo alla sua sinistra. Pochi istanti dopo Caruso svette in aria sul corner dello stesso Del Roio, ma la mira non lo sorregge adeguatamente, l'azione sfuma. Prima del tè caldo c'è spazio per una nuova iniziativa dell'intraprendente Del Roio, ma neanche stavolta può gioire, visto che il suo gran destro dal vertice d'aria va a spegnersi abbondantemente oltre il secondo palo. Alla ripresa dei giochi il copione rimane immutato, col Real costantemente in avanti e con il San Vito che cerca in qualche modo di limitare le folate offensive della squadra di casa, che riparte di gran carriera sfiorando il raddoppio con Di Marco, ottimamente imbeccato dal solito Del Roio, che calcia in porta trovando la ferma opposizione di Doghieri, salvato poi nel prosieguo dalla mira approssimativa di un calciatore giallo-blu che calcia sul fondo. Tre minuti dopo lo stesso Di Marco prova a rifarsi svettando di testa su uno spiovente di Del Roio, ma la traiettoria della sfera non crea particolari insidi a Doghieri, graziato dal calcio da fermo di Del Roio che spedisce clamorosamente oltre il secondo palo. Dopo il nuovo tentativo infruttuoso di Di Marco, che dal limite scaglia un siluro disinnescato con grande difficoltà dal portiere sanvitese, i padroni di casa passano meritatamente in vantaggio con Caporale, abile a ribadire in rete da due passi sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina e della successiva corta respinta di Legradi. Passano tre minuti e il Real cala il triscontundo, tempestivo a svettare in area su uno spiovente dalla sinistra di Caporale, che stavolta cambia ruolo e diventa uomo assist per il suo compagno del reparto avanzato. Sembra fatta, ma le sorprese non sono ancora terminate. Ad inizio riprese infatti il San Vito effettua due sostituzioni con l'ingresso in campo dei fratelli Catenaro, che a conti fatti entreranno alternativamente nella storia del match con due tiri da fermo dal limite d'area che permetteranno ai biancazzurri ospiti di rientrare prepotentemente in carreggiata. Al 17esimo è Valerio a ridurre il divario con il primo piazzato che beffa Novello, al 22esimo è lo specialista Andrea Catenaro che ha gioco facile sul numero 12 montazzolese, che non può evitare il completamento della rimonta sanvitese. Sulle ali del ritrovato entusiasmo il San Vito sfiora addirittura la quaterna con l'irruzione in area di Legradi, annullato tempestivamente dalla provvidenziale e temeraria uscita dai pali di Novello. I ragazzi del presidente Caferra tentano a questo punto di tornare in avanti per ristabilire le gerarchie, ma Doghiere e compagni non sono evidentemente dello stesso avviso. Al 33esimo Tundo arriva in leggerissimo ritardo e non riesce ad intervenire sull'invitante spiovente al centro di Caporale. Al 37esimo fioccano le proteste dei montazzolesi per un fuorigioco fischiato a Tundo lanciato a rete. Al 42esimo il Real sciupa una colossale opportunità per tornare a condurre con una mischia furibonda che porta alle conclusioni ravvicinate di Di Marco dopo la mancata presa di Doghieri, e negli immediati sviluppi della stessa azione a quella dalla distanza di Caruso
Caruso, che cerca di approfittare della porta rimasta incustodita, ma non ha fatto i conti con Perrucci, che si sostituisce al suo portiere e salva provvidenzialmente sulla linea. L'ultimo affondo prima del triplice fischio e del San Vito, con la conclusione di Valerio Catenaro che va a spegnersi sul fondo. Sarebbe stata in effetti una beffa atroce per il Real Montazzoli, che recrimina per le numerose azioni fallite, al contrario degli ospiti, assolutamente cinici e ben soddisfatti del risultato che fa muovere la classifica. A fine gara i padroni di casa, evidentemente delusi dal risultato, hanno preferito rinunciare alle tradizionali interviste del dopogara, alle quali non si sottrae un soddisfatto Andrea Catenaro. Il presidente del San Vito, Andrea Catenaro, oggi è entrato nel secondo tempo qui a Montazzoli ed una delle sue reti è stata decisiva per ottenere un punto prezioso in chiave salvezza. La svolta probabilmente è stata quella che è successa nel primo tempo con l'infortunio del portiere del Montazzoli. Sì, infatti c'è da notare che il primo tempo questo infortunio del portiere del Montazzoli che l'ha costretto ad uscire, poi è entrato il dodicesimo, però sicuramente per loro è stata una brutta botta. Per voi, dicevamo, un punto importante, anche se per esempio ieri la SPAL ha vinto con lo Sporting San Salvo, in ogni caso serve muovere la classifica. Sì, per noi è un punto importante, ci stiamo giocando la salvezza, voglio ricordare a tutti che questo è un gruppo di amici, infatti il presidente lo faccio io non a caso, e quindi stiamo facendo un buon campionato, nelle aspettative, siamo lì, attualmente siamo salvi, quindi siamo contenti. E il Real visto oggi come ti è sembrato? Il Real l'ho visto bene, soprattutto nel primo tempo, è centrocampo di qualità, ha preso qualche giocatore importante comunque pure dalla Val di Sangro, ha preso Tundo dal Treville, insomma, penso che l'infortunio del portiere abbia influito negativamente per la loro prestazione purtroppo, e faccio l'in bocca al lupo al ragazzo ovviamente.